No, e che... ti sentivi sbagliato? Ma allora, più che sbagliato, eh, diverso. Cioè, nel senso che non sei il, questo prototipo che ti viene, come dire, messo in faccia mm -hmm. costantemente, culturalmente, certo. a livello di tutti gli aspetti societari. Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Persone, il podcast che racconta la vita delle persone. Nella puntata di oggi ho intervistato Andrea. Un cantante italiano e esponente della comunità LGBTQ, che vive a Londra. Ho avuto quindi l'opportunità di raccontarvi la storia di un ragazzo che, solamente una volta uscito dall'Italia, si è sentito a proprio agio nell'esprimere appieno la propria identità, anche e soprattutto quella sessuale. Andrea ci ha raccontato come per lui la musica possa essere uno strumento utile a raccontare la propria realtà a rompere gli stereotipi che ci sono dietro questo mondo, ma soprattutto a supportare tutte quelle persone che come lui credono nella libertà di poter essere se stessi. Prima di lasciarvi alla puntata, ne approfitto per ricordarvi che la maggior parte delle persone che guardano i miei contenuti non è iscritta al canale, quindi se non volete perdervi nessuna novità di questa nuova stagione, basta cliccare il tasto iscriviti. Io, per il resto, non ho nulla da aggiungere, quindi persone buona visione. Oggi ci troviamo a Londra con Andrea, benvenuto, Ciao, grazie tutti. mille di essere qui. Piacere mio. E, um, oggi è una puntata molto interessante secondo me perché parleremo di eh, vari aspetti, due tematiche principali che sono quelle della eh, in generale comunità LGBTQ+, e ehm, quello di, eh, del mondo della musica perché appunto sono le due credo <ride> eh, le due tematiche che più ti contraddistinguono. Già già già. E quello che io faccio con tutti eh, all'inizio della mia intervista è partire dall'inizio della tua vita, quindi mm -hmm. avere un po' una visione del contesto in cui nasci e poi piano piano andremo a sviluppare tutte le tematiche. Certo. Quindi certo, il contesto certo, in cui certo. nasci. Allora, io sono di Roma, sono originario mm -hmm. di Roma e ho vissuto lì per 19 anni, sì, sì, più o meno sono per giù 19 anni della mia vita e uh, sono in una famiglia in cui ho un fratello maggiore e una sorella più piccola, io sono il figlio di mezzo e nascono in un contesto sicuramente molto molto religioso dove l'educazione religiosa e tutto quel mondo lì sicuramente ha un impatto importante, tanto che um, all'elementare io andai a, um, dalle suore orsoline uh, a Roma di Suor Paola l'altro, mm. che era la suora okay. che, che ha fatto un po' il radio la tv, la suora della Lazio. <ride> eh, e quindi, diciamo, l'impatto religioso è molto importante e anche quello linguistico, perché io uh, ho fatto la materna e penso un primo... Qualche mese di, di, di prima elementare andremo anche international sulla, okay. sulla Nomentana, motivo per cui eh, anche il, per il mio successivo e il conseguente, ne parleremo più, il pilato, trasferimento a Londra è sicuramente venuto anche per quelle motivazioni, c'era cioè una facilità con la lingua, mm -hmm. avendola studiata, diciamo. che mi ha dato un bambino. input. Esatto. Okay. A quei tempi anche è dove nasce un po', o comunque si comincia a intravedersi un po', quella passione per la musica. Perché io andavo a lezioni di pianoforte quando ero molto piccolo a tre anni già. Okay. E e mia madre mi ricorda molto spesso come fossi molto, molto, molto entusiasta di, di quest'ora di lezione, un po' come se eh, probabilmente già lì era un po' un metodo di, diciamo, di espressione. Mm. Poi sei bambino, quindi ovviamente certo. sei molto piccolo. Però senza volerlo, già da piccola avevi già c'era un, sì, esatto, diciamo, un piccolo incipit per mm. quanto riguarda la musica, era appunto su uno strumento, il piano diciamo che il canto ancora non. Non era entrato nella sfera, okay. però diciamo da sempre, sin da bambino, sono una persona che comunque si muoveva molto, ballava, cantava uno spirito libero, diciamo, mm -hmm. sin dai eh, sì, 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 primi anni della mia vita. E sono stata una persona che ha fatto molto sport, diciamo una famiglia anche molto sportiva, ho fatto nuoto per molti anni, protagonistica di nuoto, eh, giocavo a tennis, ho fatto danza mm -hmm. anche, eh, facevo danza classica e, e, danza, e... Danza moderna. Voluto da te? Sì, diciamo molto molto da me, perché nel senso che se, devo dire mia madre madre in questo molto molto oggi all'ai se vogliamo uh -huh. nel senso che mia madre non cioè mentre mio padre magari inizialmente c'era qualche tema di resistenza magari perché sai no ovviamente sai vuoi che tuo figlio giochi a calcio certo. che faccia queste cose qui un po' un po' classica uh -huh. classica idea di quello che può essere una famiglia o di un ragazzo eh, etero no e, però invece quindi sin da diciamo che certe cose relative poi anche alla mia identità e, e sessualità si possono intravedere tranquillamente già lì io fatto questo esercizio poi tempo fa di rivedere certe cose del mio passato bello, e unire i punti e dire bello. Cioè, eri eri queer, Dice, già eri scritto. queer nel midollo, praticamente. <ride> cioè, oh, ma, ma, anche, ma anche il coraggio di aver fatto certe cose che poi, cioè, col tempo dici wow! Cioè, oggi probabilmente, probabilmente le farei comunque, però. Ci vorrebbe un sacco di like, nerve, sì, pelo sì, sullo sì, stomaco sì. per dire: like, ok, sì, facciamolo. Mm -hmm. Però mi ricordo di balli su Do Something di Britney Spears di fronte a tutta la chiesa, nell'anfiteatro nel, <ride> della chiesa. Io che ballavo su Britney Spears, like, Queening Out, like, full style. <ride> Con zero remorse, dopo pure eh, il primo anno che facevamo questa esperienza di vacanza all'estero, proprio qui in Inghilterra, casuale, okay. a York, tra l'altro posto, stra conservatore, quindi un posto sicuramente non super <ride> aperto sotto quelle tematiche, io eravamo parecchi, parecchi studenti, tutti insieme, non erano solo gente italiana, mm -hmm. c'erano turchi, francesi, talent show, classica serata okay. talent show, io She Is che vado lì a ballare su SOS di Rihanna, <ride> ma proprio in full like queen style. Ma avevo 14 anni. hai cioè, capito, delle cose che cioè, io ho oggi scritto riguardi e dico: Madre ti, mia, non era minimamente. Non mi, ma per l'anticamera del cervello non mi bastava Mi andava di farlo, lo facevo. It's like, no, è. Like, sto, esprim sto esprimendo chi sono, certo. e in, tutte queste extra nozioni, che poi purtroppo, quando diventi un adulto completamente mm. ti, ti, ti colpiscono. Però, ovviamente, mh, anche in questi anni, eccetera, sebbene. Parliamo di queste cose oggi col sorriso, ci divertiamo. Mm -hmm. c'è tutto molto divertente, ovviamente. Per me, tipo, non riuscivo cioè, non, non, attivamente a livello proprio di testa, non erano queste cose qui. Non c'era cioè, neanche me era... una cultura che ti diceva guarda che potresti essere gay. Esiste l'unica cultura di... che c'era: era gay uguale negativo, eh, gay poi, uguale esatto. da prendere per il culo, qualunque effeminato, cioè qualunque. Tema di rappresentazione di femminilità, se vogliamo, se così vogliamo chiamarla, mm -hmm. che poi anche lì genere è un costrutto, però qualunque forma di femminilità è, è, è da, diciamo, da degradare, o comunque vista in maniera negativa, che poi è una roba che a me mi ha sempre fatto saltare di testa, perché, cioè, se tu ci pensi ne parlavo con qualche giornalista italiano l'ultimo round di interviste che ho fatto qualche anno fa per, per un release che ho fatto, e ho fatto notare a questo giornalista che infatti poi è rimasta anche lei dicendo: Oh, cacchio, ha ragione! <ride> Allora, dico ragazzi, ma cioè odiare la femminilità in un corpo assegnato maschile alla nascita eh, non è altro che misoginia. Perché volte odi cioè, se odi la rappresentazione del femminile, no? stai odiando le donne, ma come tu, uomo, eh, ci stai che per te la donna è. dovrebbe essere questa sorta di no? Eh, figura importante e necessaria nella tua vita, poi però eh, se tu vedi la stessa rappresentazione in un corpo in cui diciamo non sei a livello di società abituato a vedere, eh, allora la, la degrada. Quindi una roba. È eh, carino il pensiero, eh, eh, cioè, se ci pensi quello, è eh, no. Infatti, poi l'ho detto no, no, ma io no, no <ride> su, subito sulla difensiva, è già lì capisci che è nozze, certo. non ho preso sul fatto perché cioè, <ride> questo è il tema, no. Um, però appunto per, per ritornare al discorso mm -hmm. ehm, non tutta questa la, dire, ehm, acquisizione di queste nozioni non c'era ai tempi, quindi okay. ovviamente, però qualche feedback negativo c'era. Quindi le prese in giro c'erano. Uh, uh, le prese in giro sai, okay. allora io penso che secondo me ho oh, motivo per cui faccio questa carriera qui ho mm -hmm. scelto di fare questa carriera qui. Ho oh, il dono naturale di attirare l'attenzione. Ok. Point blank period. Cioè, that's it. <ride> Capire come indirizzare questa cosa ci è voluto del tempo, però ho sempre saputo questa cosa okay. qua. Nel bene e nel male, come tu pensai, poi in Italia il diverso è sempre meno di. Cioè non c'è quell'idea, oh figata, diverso, no, no. cazzo mi sta facendo che vedere una... Esatto. una roba figa, una roba nuova. No, 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 diverso è... È strano, è da... È bravo, è da... È, è, da, è, è da capito, è da singolare. L'attenzione è diverso, non... A... Curioso, vediamo. No, è capito, invece, invece di curiosità di dire, ah no, ma come ragioni, fammi esatto. capire... No, 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 no è, è quella roba lì. Quindi, ovviamente, appunto, esperienze negative, eh, anche su tutti anni delle medie, eccetera, quando siamo passati da una scuola privata a una scuola pubblica, sicuramente c'è cioè, stato un grande, anche perché ovviamente sai quando è una scuola privata, eccetera, lo sappiamo tutti, c'è cioè, un contesto di un certo tipo, perché avendo delle fisi così alte, ovviamente solo mm -hmm, un certo tipo di persone. Certo. Eh... E percepevi più come dire, accoglienza in quella privata? Sì, perché secondo me, ai tempi, oggi probabilmente no, però ai tempi a, di nuovo la nozione di tutte queste cose mm -hmm. non c'era e, e il diverso, cioè. Ero più visto come artistico, capito? Cioè, okay. era legato okay. a una lezione di artistico. Okay. Cioè, quando arriva l'elementari ero quello che cantava, facevo le recite. Cioè addirittura facevo mm. una recita in inglese per due volte il protagonista memorizzando tutte le linee, cioè eccetera, quindi, okay. visto un po' come like The okay. Talent, sì, sì, capito? Sì, 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 Anche sì, lì, sì. comunque qualche pushback dei miei compagni c'erano, non so, mai alcune lezioni. Però c'era alcuni... quella curiosità del fa tante cose diverse. Quindi... Lui è quello che canta, eh, esatto. era Lui okay. è quello che canta, lui è bravo a cantare, okay. dici: No, è perfetto. Io il cappello me lo prendo. Quindi c'era questa cosa di artistico Ovviamente fuori da un contesto dove, ovviamente, cioè, noi facciamo attenzione di musica, cioè, mm -hmm. sì, me avevamo musica, ma era il vecchio di flauto. Sì, vero. Cioè, ma... Penso che giorni, cioè, il flauto, era una roba improponibile. Cioè. Quindi, sì, c'è cioè, già da lì, con gli atteggiamenti io a scuola, comunque, è sempre andato bene, eh, mi piaceva studiare, quindi, eccellendo anche, quindi, non solo da un punto di vista comportamentale, mm -hmm. ma anche un di didattico, comunque, eri un po' visto. In quel modo lì, e ho avuto delle esperienze sicuramente like, negative. Ma c'è stato del bullismo? Sì. Quindi anche fisico? Ok. C'è stata, stata anche quella parte lì che sicuramente è una parte che ha contribuito, poi dopo a tanto del perché ci ho messo così tanto tempo per poi ammettere a, a, a Sì, sì, perché. Quando, quando subisci una violenza, essa sia verbale, fisica o psicologica, mm -hmm. comunque è un'esperienza che porta poi degli strascichi e dei traumi che se non vengono confrontati eh, confrontati, lavorati... Confronta sì. confrontati, lavorati in qualsiasi esso sia il ah, modo, cioè adesso sì, sì, non sì, sono sì, qui sì. a dire no, devi seguire quello, farmaco qui, farmaco là cioè ognuno sceglie la sua strada. No, però devi comunque vuoi. avere un confronto con quel cioè, problema che hai di avuto Cioè, devi non un confronto, invece di, di scappare, e, ed è facilissima parole, ovviamente, affatto è diverso. Quindi, poi reprimi, reprimi ulteriormente quella mm. parte di te eh, che è così. Quindi, ho sempre vissuto un po' questa, questa doppia realtà dove c'era questo tema di un. Di, di, di questa parte di me che voleva comunque preponderantemente uscire, ma allo stesso tempo l'altra che invece cercava di, di proteggerti, eh, di, di, in ma sia di proteggerti, modo. ma anche proprio appunto per la paura, eh, per, certo. la, per le robe lì, no, 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 no. Cioè, stai tranquillo, stai al tuo posto, non rompere i coglioni mm. essenzialmente, stai lì nel tuo angolino. in no. inosservato, cioè passare inosservato la qualità di passare inosservato era quasi più importante no, e ti sentivi ti... sbagliato? Ma allora, più che sbagliato, eh, diverso, cioè nel senso che non sei il, questo prototipo che ti viene come dire messo in faccia mm -hmm. costantemente, culturalmente, certo. a livello su tu, so, tutti gli aspetti societari. Ti viene, tu devi essere quella cosa lì e io, dico diciamo, ho ti un rapporto abbastanza conflittuale con il tema dell'autorità. Quando mi viene a dire come devo fare, la mia risposta è sempre vai a quel paese. Anzi, io ti faccio il contrario apposta, ma anche solo, anche solo poi magari sbatto, il sbatto la testa al muro, ma è solo per sì, sì, il sì, principio che sì, sì. lo faccio contro. Perché ho un po' questo spirito un po' fatto così? Quindi ovviamente c'era questa energia contrastante che andava in due direzioni diverse e, e quindi quello perché sbagliato o no devo dire che sento di non mai arrivato a, a quel punto di dire cazzo sono cioè, sbagliato okay. o no, cioè, ho sempre pensato anche perché poi sai Certe cose comunque esistevano, c'è cioè il mondo qui, il mondo gay esisteva, cioè mm -hmm. vuoi che siano le cose più banali. Però magari tipo. non c'erano i social che te lo raccontavano. No, eh. non c'erano, assolutamente, non c'erano, non c'erano figure eh. di spicco da guardare di Bisco anche a livello societario comunque visto come qualcosa che. Uh, eh, quindi like, non era uh, facile non comunque. No, dire... esatto, quindi non hai un punto di confronto. Io lo dico sempre. Poi nel mio, nel mio quello che è stato il mio percorso, eh, poi anche qui a Londra io sono una persona a cui a, cioè, a cui. Importa molto del tema della comunità proprio perché mm -hmm. è grazie alla comunità che io sono arrivato a eh, determinate conclusioni eh, riguardanti me stesso, eh, educandomi e comunque anche solo vivendo la realtà di altre persone mm. che ti hanno, ti aprono la testa tantissimo perché dici wow, cioè, per esempio sul tema del si potesse identificare in un modo diverso da, da, da uomo o donna. Mi ha perso la testa, cioè, io sono il Genderfruit di definizione, il mio nome è Andrea, cioè, che in, in, in Italia è maschile, eppure in questo paese è femminile, Bello. in tutto il resto del mondo è femminile, mm. in Italia e forse in poche altre parti Andrea è un nome maschile, anche se poi la, 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 la sua etimologia storica è il Andros dal greco uomo, quindi in realtà, la, le, se proprio vogliamo, sarei l'uomo per eccellenza. <ride> pensa a te, e, e l'Andrea è la forza, la virilità, okay. eh, e quindi sì. Eh, questa è una roba che io non conoscevo, quindi quando ho visto che c'era questa cosa, ho detto wow, ma, ma davvero? Cioè, fammi capire un attimo due o tre cose. Qu qual è stato il tuo approccio a questo mondo? Cioè, eh, la, tibu... Vedendo altre persone. Cioè perché, ah, okay, quindi social... fisicamente camminando in giro per ma, strada. A ma guarda, sopra direi soprattutto social media, eh, nel senso che è quando era chiamo la golden age del social media, cioè pre-pandemia, -pre no? dove veramente c'era questo bel effort che tutta la comunità qui ci seguivamo tutti a vicenda. Però leggere più avanti nella tua storia. Allora, sì, ero più avanti da me, cioè se non sbaglio fine, però... siamo rimasti 14 anni, per ritornare lì indietro, Adesso quella parte lì appunto come ti dicevo um, c'era un po' questo, questo contrasto, io diciamo lì verso gli otto anni e quindi poi dopo anche il canto lì e invece ho, ho bisogno di switchare, c'era cioè il pianoforte, abbiamo un po' rotto le scatole mm -hmm. perché c'era questa rigidità del piano classico, Se non ho troppi regole, schemi, schemi. <ride> <ride> Don't like this. Okay. E, e siamo andati al canto, e al canto eh, diciamo lì era veramente, erano le mie, era un'ora a settimana se non ricordo male, uno o due ore a settimana insomma, quello che mm -hmm. era, era appunto, e anche lì, i film. Song choice, it was pretty obvious, cioè io cantavo tutto Laura Pausini, È ovvio che ne avresti fatta Laura Paolin, Stella Indiana, Giorgia, <ride> cioè cantati zero. Quasi, quasi tutti i cantanti erano tutte donne, no? E anche lì, però erano, per me era quell'ora magica in cui appunto potevo esprimere mm -hmm. ciò che avevo dentro, divertirmi e. E sentirti anche più te stesso? Ah, a 100%, ma anche capire la, la potenza di quello che era il mio talento, cioè nel senso che lì è dove io ho capito che con la mia voce mm -hmm. eh, le persone stavano in silenzio ad ascoltare. Lì, diciamo, in quel momento lì che poi siamo passati, diciamo, al liceo, eccetera, così, la situazione eh, è leggermente migliorata, diciamo, al liceo perché ovviamente si cresce e anche io, probabilmente nel modo, cioè nel modo di essere, sono sempre stato molto extra, molto effeminato, okay. molto camp. Se vogliamo però, ero sempre molto bravo a avere cioè ero ovviamente sempre amiche, tutte donne. Clear, eh, però, ero comunque sempre molto bravo, ho avuto sempre questo talento nel saper stare con le persone. Okay. E, e perché sono anche cresciuto molto con, con mio cugino, eh, mio cugino Matteo, sempre da parte di mia madre, erano eh, un gruppo di amici molto stretto lì, eccetera. Mm -hmm. Comunque. Ti crei i tuoi nuclei sociali, eccetera, eccetera. Quindi okay. un pochettino un passo più avanti dentro a socializzare dentro la società l'avevo fatto, e quindi mi sentivo anche un pochettino più at ease, sicuramente. Sono curioso sulle relazioni, se avevi avuto relazioni fino a quel punto? Allora, sì, donne. Sentiamente, allora, una persona, io sono una persona molto curiosa, sono una persona molto curiosa, okay. non mi sono mai tirato indietro da provare cose. Mm -hmm. C'è anche da dire che a livello, diciamo. Queer, anche quando già me lo ricordo alcune di queste cose quando ero all'alimentari che c'era molto. Mi ricordo del role play. Facevo la donna con i miei amici, e succedevano okay. cose, eccetera. senza andare troppo in dettagli, perché magari some people feel uncomfortable. Um, però essenzialmente la maggior parte era curiosità, eccetera. Quindi, con, con donne, sì, ho avuto relazioni. Okay, ha avuto relazioni e anche rapporti? Uh, oddio. Io uno... penso che la mia prima volta sia stata a 15 anni. Ok, quindi ormai quindi... è lì Perfetto. Già, quindi già, con, con Era più pittino. per avere appunto una visione se eh, in qualche modo quell'imposizione societaria continuava a rimanere in te. Beh, certo. Stavi... Come? certo, sai. Se devo avere... avere un partner è una donna. Il fatto okay. è, se hai una ragazza, cioè tu lo sai, no, ovviamente sei, 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 sei diciamo, un uomo anche tu, quindi mm -hmm. tu puoi immaginare che torni a casa, ma la ragazza, certo, ma quella, zia, quella pressione, ha quelle, quelle, quelle pressioni mm -hmm. un po' che tu hai, quindi ci metti quel tassello lì, fai check, check, ce check non mi rompete i coglioni, okay. nessuno fa domande, <ride> nessuno fa roba, quindi era abbastanza perfetta. Mm -hmm. ehm. Come, come cosa, diciamo, come deceiving tattica perfetta, non che non, non, diciamo, non ammassi da un certo punto di vista le mie ragazze, però probabilmente c'era più quella sorta of like girl bond, ok, eh, un po' una maschera, sì, no, ma c'era quel bond, like, you know, cioè, mi piace ve cioè, vederti bella, aiutarti, mm -hmm. fare questo, 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 okay. però è almost like on a sorta of like friend level, ok, uh, more so than like a relationship, mm -hmm. però. Sì, diciamo che siamo insieme, ma poi alla fine è una compagnia piacevole. E arriviamo al liceo. E appunto al liceo, di nuovo, abbastanza tranquillo. sono di anni sicuramente stato più single, ho avuto qualche relazione mm -hmm. eh, qui e lì. Però quelli ecco furono, qualche primo anno in cui. E ai tempi c'era uno scopo, non mai c'era questa. Si chiama Planet Romeo. Che pezzo che, che è così è, c è. Like tipo Grindr per capirci: c'era un tizio okay. di conti uh, per le persone queer, ma a scopo puramente sessuale. sessuale. Okay. E um, parlai con questo ragazzo, eccetera, eccetera. E um, re, andai di punto in bianco. Andai in un weekend a Pisa a casa di questo, <ride> così completamente. E Però io, aspetta. È successo qualcosa per. Ma sai, nel senso O oh, è sempre la tua curiosità. È, che... sempre, è sempre quel tema di curiosità: okay. è sempre quel tipo di cosa che dici: è una parte di me che non sto esprimendo. E che e chiaramente ed evidentemente sta cercando di uscire, quindi okay. poi a un certo punto slip out, nel senso di dici vabbè lo fai, solo, poi sai l'idea del proibito, l'idea del fare, <ride> certo, no, quello che purtroppo certo. ancora, ancora oggi, purtroppo ancora secondo me affetta moltissimo la, la nostra comunità, mm, mm, mm. il tema del proibito di fare queste cose così, e mm, allora andai eccetera, e mi, lascia, mi lasciai la ragazza, cioè lasciai una ragazza per... Like, Ah, bye girl. Così. Sì, like, by girl. Um, e cosa si può raccontare di quell'esperienza? Che immagino sia la prima. In I mean, cui... Sì, allora, I mean, no, <laughs> <laughs> nel senso, like, no, But it, at the same time, allo stesso tempo, comunque, it was fun, like, there was no trauma, non, nessun tipo di trauma, nessun tipo di violenza, nessun tipo di. Ok, just. Que già questo è sano, no, it, it, that, this, <laughs> that were already good there, però chiaramente, allo stesso tempo, non è. Ideale se pensi, no? no come la no, prima introduzione, no, un po' una violenza che ti fai, no? Così. Però... Età di questa persona? Ma forse 3-4 anni più di meno. Ah, non okay, non so, no, no, okay, wow, ok. No, no, wow, no, Perché ho sentito anche storie di gente molto più Ah, cute, sì, sì, quindi, sì, quindi, sì, Ok mm. Però mi scorderò mai che eh, quella volta cioè, tornai con un tipo Un mega succhiotto infinito, <ride> la mattina prende una doccia prima di andare a scuola, Andai in bagno di mia madre, dai meno vise. E bellissimo, questa cosa che poi per molti anni passò in silenzio, ma lei vendendo me mi disse: Perché ovviamente tirai la cala della vita, quindi io dissi: Sono andata a questa riunione di persone del viaggio, vacanze. eh. Lei mi guardava e mi disse: Tu non sei andata a nessun tipo di riunione tesoro, vero? E io, tipo, my out, like my whole full out of my ass. I was like: eh, what? E so io: classico tilt totale, tipo, this bitch! I was like: questo è I was Io ero I Down! Io can you Just pretend no, please! Era un momento super, super, funny, devo dire. Però ancora lì c'è anche io di lì, sì, cioè, sì, cioè, io ero mortificato. Cioè, Ci sta, le prime, anche una bugia del genere. E' vero, le avevo proprio... un ragazzo di 14 anni, 15, che se ne va in un'altra città per fare un'esperienza del genere, eh, ci sta che è difficile dirlo ai genitori che in tutto ciò um... Allora, mi in tutto ciò almeno da ho saputo poi cose dopo da parte di mia madre che mio padre ha detto, ma in circostanze che non erano proprio the best. Okay. Però ribadisco capisco anche col senno di poi che è una realtà a cui non è mai esposto, quindi mm. Oggettivamente fai difficoltà. Ma poi è una persona che è della generazione ancora prima della tua. No, un uomo del sud, quindi cioè, cioè, hai difficoltà, perché non hai gli strumenti, né Zero. Stato, società o altro ti mette gli strumenti Zero. a disposizione. Quindi non sai nemmeno dove andare a toccare. E mia madre, invece, mi diceva sempre: guarda, che a me puoi dire tutto, eh. Classica cosa che poi io ho dopo, <ride> gli ho detto quel dopo, Non facevi altro che semplicemente farmi rimangiare tutto sempre di più. Perché tipo like, no, like, it, per arrivare al livello, cioè di arrivare a dirtelo in maniera tranquilla, cioè mm -hmm. dovevo arrivarci io. Ok. Con i miei mezzi. Certo. Prima. Anche se capisco dal tuo punto di vista, appunto, tu non hai... Non sai cosa dire e cosa fare, quindi l'unica cosa che tu dici. Sai, stai dìmelo, dimmelo, cioè... Eh. Cioè, che tu dici. Non è che se... cioè, detto così, non è che sembra proprio. Dice, è troppo. troppo... No, non, non è... Nel senso diretto. che purtroppo all'effetto, all volendo o non volendo, purtroppo all'effetto opposto, cioè all'effetto di farti chiudere di più, Chiaro. perché dici Dio, perché, oddio, cosa perché ho fatto, che cosa ti fa pensare, a questa okay. cosa, che eh, dici. Ok. Nascondo le mie tracce benissime, sì. <ride> Ok e um, adesso appunto ci arriviamo mi interessa sapere se da questa prima esperienza che mi hai detto comunque va bene eh, c'è un primo rapporto sessuale ma spiorale Ok sì, entro, diciamo. e quella cosa ti faceva strano o la No Dive... no no no, okay. no, no. I mean, penso che a quel tempo um, I had watched enough porn okay. to know what was going on. la <ride> <Okay>. uh, <so. ride> cosa poi non avete capito cioè il porno è così available e lo era ai tempi, quindi cioè, certo. oggi tre volte di più. Mm -hmm. Ma Eci, il porno aiutava nel comunque Almeno normale chiaro. Vedevi, vedevi cosa sapevi cosa. anche perché diciamo, che il tipo di porno che come dire così get me off era mm -hmm. quello, non quello. Certo etero diciamo okay. quindi e quindi questa prima esperienza ti fa finalmente immagino a te capire che ok al momento mi definisco immagino gay nah. ancora non nah, lo so no okay. no nah, okay. that was just nah, that ho was, fatto un'esperienza sì sì è era, era un'esperienza okay. ma di nuovo too 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 young still to like a, cioè arrivare alla missione cioè sei, hai, hai internalizzato così sì, tanto sì, sì, tu, sì, sì. tutto ciò che ti è intorno ad un livello così alto che ti convinci che non sia così, no? Cioè, nel senso ti dici sì, faccio questa cosa. Però cioè, sono i cazzi miei, ma questo non vuol dire che io sia questo o quest'altro. Cioè, nel senso. Quindi un fatto... po' di repressione. Uh! Totale, ah, totale Totale, totale, okay. totale. Assolutamente. Ma infatti guarda, poi. Cioè io... lo faccio, sto a posto facendolo, però non lo dico. No, cioè non. non, non... Cioè mica lo ammetto, ma sei eh, matto. Esatto, ma esatto. sei okay. matto. No, okay. no, dietro le quinte, honey, okay. we're having fun. Okay. Ma. Ma, ma di facciata no anche mm. ribadisco societariamente una cosa del genere cioè, no se non esiste certo le mie zie venissero a sapere che mm. io <ride> ho preso il treno no. sono andato da questo a fare cose con un uomo basta <ride> Capito? È te, 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 la terza guerra no, mondiale. No, cioè, stai si, scherzando? Cioè, diventa fare. un caos familiare, <ride> Ehi, la, di, cioè, diventa un boomerang mm. di quelli che. Cioè, diventi la chiacchiera dei de, 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 de quartieri, mm. capito? Cioè, diventi una roba del genere, tua madre comincia a farsi fare, gli fanno domani. Cioè, mm. una sì, è una realtà che non purtroppo... è piacevole. no? no mm. Capito? Nel senso, e quindi, ma che sono l'ammissione di questa cosa? Cioè, mm. se mm. Me ci vuole. Cioè, poi ci arriviamo, però comunque c è, c è, c è, non so, è, io sono sì, cioè, no, se è credo. arrivato al punto in cui lì aiuta tanto la musica, cioè lì quel passaggio sicuramente è arrivato grazie a, anche alla musica, poi ci arriviamo, okay. però um, cioè, è arrivato un momento in cui cioè, non ne potevo più. E, Beh, e ringrazio immagino... Dio che è successo a 21 anni. Ah, qui. quindi post-liceo. Post-liceo, sì, Ok, sì. arriviamo a fine liceo. Allora, a fine liceo lì c'è stata la, la, la mia esperienza. Um, allora, amici, perché diciamo, dal punto di vista del canto, da, diciamo all'età di 16 anni, quando lì ho cominciato a capire, ok... Potrebbe diventare... This could be a career path. Ok. Però... Eh, ringrazio ancora molto mia madre per questa cosa perché mia madre ha detto non mi interessa nulla, tu finisci il liceo mm -hmm. dopo facciamo tutte le audizioni io ti porto anche in capo al mondo okay. ma dopo il liceo, tu ti prendi il tuo diploma finisci di studiare non facciamo stronzate, non facciamo cagate finisci di studiare, mm -hmm. dopo tutto tu quel che vuoi e direi che oggi e io. la ringrazio tantissimo okay. per questa cosa perché, perché mh, vista l'esperienza e poi arriviamo appunto a All'esperienza da amici che ho fatto in tv, appunto, realizzi che è un mondo particolare, sicuramente un mondo molto particolare. Un mondo fatto di tante variabili, molte delle quali non dipendono da te, eh, molte delle quali involgono delle dinamiche che, se una persona di 18-19 anni probabilmente. Mh, ha delle difficoltà. È tosta a, da gestire. Ma soprattutto una persona genuina abbastanza come io ero ai tempi, cioè un ragazzo che ovviamente amava cantare, basta, in, in, in catapultato in un mondo in cui... Girano tutto, tutto vo nel ci soldi, voleva immagino. No, ci voleva qualcosa di eh. più a livello di personalità, se vogliamo. Immagina. Uh, di, di, di comportamenti all'interno di, 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 di un contesto che ha delle telecamere che comunque è un programma che ha lo scopo di eh, intrattenere, intrattenere no? quindi sì la voce è bella è il canto è tutto bello Chiaro. però poi un po' di drammi, un po' di litigi, un po' di cose, sì. cose che poi cioè, come hanno funzionato poco. Ho fatto questa esperienza è finita come è finita, non nel modo migliore però comunque ma ho sei imparato. entrato? Okay, io quindi... arrivai alla prima pontata del sale, purtroppo uscì senza farmi cantare per una serie di diatribe dinamiche, non perché non abbia rispetto delle persone che c'erano ai tempi, ma perché se probabilmente avessi cantato non potevano farmi uscire neanche se a piangere, okay. eh, perché il livello medio non era così alto. Quindi eri bravo, però ti mancava però, quel tawa. Diciamo, faire... No, mi, manca... mi mancava, per non essere troppo specifico, mi... ma mi, chiama... mi mancava quel calcio nel sedere da terze o quarte parti <ride> che eh, altre persone avevano, che io in quel momento non avevo. Avevo qualche drammino ogni tanto, però poi di fatto era con quel canto, sì, il sì, ballo, sì, 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 quello sì, che sì. è... Vivendo là dentro è un'altra cosa. Però comunque ho conosciuto un sacco di persone, ho fatto l'esperienza, ho cantato di fronte È comunque un bagaglio che poi mi porto, mi ha portato poi a venire ultimamente qui, okay. eh, qui a Londra. Però come dicevo, dopo questa esperienza ho fatto l'università, ho fatto psicologia, eh, alla LUMSA per tipo 5 mesi, eccetera, così. Poi... Mm. Quando ho realizzato uh, che potenzialmente c'era questa opportunità uh, di, di venire a Londra, c'era questa università che poi è quella che io ho fatto, dove c'era una mia amica che aveva fatto un anno e lì, e da quando era tornata c'era la sua voce, era diventata una roba incredibile: c'era avevo agilità di reach, di, di vocal range, di una serie di cose che ho dico, wow, looks really good. Mio padre avrei sorriso da qui a qui perché mio padre è una persona molto internazionale Adesso mio padre vive a Beijing eh, eh. ma ha vissuto a Washington per anni una persona molto internazionale ha sempre voluto o ha immaginato i suoi figli all'estero, ok um, positiva come cosa non appena è entrato in questa opportunità lui era fine okay. um, e quindi da una settimana all'altra letteralmente. ho preso e ah, sono così. venuto e sono, sono venuto qui. Avevo la fortuna di avere una, una mia cugina qui, che tuttora oggi qui okay. E um, sono appoggiato da lei inizialmente. E ho fatto eh, il mio primo anno, ho fatto quattro anni di università qui, Io ho fatto il primo anno che era il diploma. Quindi mm -hmm. era come se fosse un altro diploma. Okay. Eh, però ho detto, beh, facciamo un anno, vediamo, vediamo com'è la situa, okay. vediamo, ci troviamo. E non scorderò mai quel primo volo, eh, scendendo, mettendo piede qui, un, questo, questo immediato senso di... Oh, Ah. sì, quasi come se un sacco di re. Poi, come, come, come capiamo, prima che, che andiamo avanti con la nostra chiacchierata, ci ha avuto del tempo anche qui. Eh. Eh, però cioè, già sentivo questa un'area diversa, Ma, sì, un'area diversa, un, un sistema completamente diverso. Poi l'università oh, benissimo, eh, figurati poi la vista del canto, poi io fatto una scelta molto ben specifica. Io ho evitato gli italiani come la peste. <ride> eh, ma sì, ma perché se vuoi imparare l'inglese, che senso ha? Che vieni qua a fare comunella con gli italiani? Classi, gli italiani che hanno qua un po' di coglioni si lamentano. Eh, ma non c'è niente! Ma no, non è vero che non c'è niente. Le opportunità ci sono: che nessuno te ne mette in bocca. Sì, certo. eh, la, la, la differenza è tutta lì. Um, quindi, ho Amici inglesi, di tutte le altre nazionalità, quindi parlavo molto molto inglese, se era così. e ovviamente personalità, ovviamente, sai... Totalmente disparate. No, sai, ma al di là di quello, ma io anche, cioè, a quel punto qui mi sono sentito comunque libero di... Cominciare a esprimermi anche nel modo di vestire, capelli colorati, super coiff, laccati, cioè ho stalato mezzo cazzo di bottiglia di lacca ogni volta <ride> per tirarli tutti da una parte. però veniva vista come figo, figo. figo. Uh, l'italiano che canta bene, poi subì un'impressione perché sapevo cantare bene. Sono le prime lezioni, si misero a cantare, erano tutti like, Ah, così, eccetera. Quindi sai, spinto anche da un contesto cioè, che ti dice, dice ti, oh, ti apre fio, esatto. ti, ti accetta a braccia aperte e ti dice, welcome, dai questo è il tuo mondo gioca, divertiti, fai quel che vuoi pazzesco detto ciò ovviamente qui ho conosciuto realtà subito diciamo, realtà tipo Grindr una roba che ovviamente il no, fatto che tu incontrare gente così e avere esperienze sessuali con... che per chi non lo sapesse sono delle app di incontri tipo Tinder Badu Mythic è pieno diciamo un pochettino eh... meno, meno sulla chat eh, un pochettino esatto. più sull'azione. Eh... <ride> che sono principalmente eh, focalizzate su eh, per chi è omosessuale giusto? sì sì la comunità qui diciamo sì, okay. sì, sì. soprattutto diciamo soprattutto per persone bisessuali, gay, eh, trans, poi diciamo che... Diciamo non poverine le lesbiche sicuramente sono quelle che non godono di particolare amore perché non hanno un'app per loro, diciamo forse esiste oggi, oggi sicuramente qualche cristiano è venuto su con questa roba qui, però sicuramente la demografica un po' meno, però diciamo non per persone etero, oppure per carità, di questi tempi ti assicuro. Sì, no, c'è tutto V, di curiosità. Di curiosità ce n'è tanta Però appunto, quindi scopri questa app che diventa un po' il tuo... Mezzo per vivere finalmente Beh, un po', esatto, cioè un po' sì, un po' divertito. Però ribadisco a livello personale, però ancora non Non pronto ad accettarlo uh, no, come cioè, cosa. Per però stai, vivi da solo, non devi rendere mm. conto a nessuno. Certo. Lo fai. fai la, però diciamo che la, la cosa divertente rivedendo da poi col tempo è che eh, il mio piccolo stealth cercava l'amore, capito? Però poi <ride> spasteva la testa con questi incontri che diavolo c'erano meno uno. <ride> e, <ride> e quindi anche lì ho un pochettino eh. e quindi poi nel frattempo eh, ho avuto anche relazioni con, con, con donne anche qui a Londra ok e, e io nel momento cioè, mi ci trovavo eccetera. di nuovo secondo me c'era sempre più questa dinamica di eh, cioè quasi di, di, di appunto di amicizia di quell'amicizia mm -hmm. stretta che okay. poi diventa qualcosa di più mm -hmm. eh, ma perché cioè, per, cioè l'importanza che diamo al sesso per esempio che diamo in Italia sì. di questa roba così eh, cioè, c'è una cosa come un come... rapporto sì, c'è una cosa come un'altra okay. alla fine cioè nel senso io dovremmo anche tutti un po' a cominciare a uscire da questa cosa che il è il like, senso girl, like, cioè lo facciamo tutti abbiamo tutti un pelo, abbiamo tutti una <ride> sì. vagina cioè nel senso sappiamo tutti come funziona eh, cioè possiamo anche cominciare a parlare di queste cose senza avere l'imbarazzo Cristo Santo, perché cioè, che palle dopo un po', no? c'è eh, e, e una fortuna, non nostra so, comunità. questa cosa è, cioè, sto mm, è vero. È cioè, vero. ne parlate con tranquillità aperte, eh, sì, ma sì, sì ma so, è anche divertente Attento, ci facciamo le peggiorità nel tanto gli uni con gli altri, sì, ci sì. raccontarci le esperienze, eccetera. E, um... però mi chiedo tu come te lo vivevi in tutto ciò? Perché, comunque, cioè, Fai, era chiaro me che rig... stavi prendendo piano piano la consapevolezza, però lì mi ha detto che ancora non c'era, ma perché eh, tu hai detto è Te lo chiedevi? Beh, è... allora, no, perché non, lo diciamo, non me lo chiedevo perché era una roba che non volevo confrontare. Cioè la paura oh, okay. del confronto di queste cose leviamo via. Via. Cioè, succede <ride> però via okay. cioè, succede però non se già ti parlo cioè, le non parlava, cioè, una, cioè avevo secondo me anche io proprio eh, infatti ero io lo dico sempre ero uno stronzo catatonico all'università okay. cioè, avevo quest'area che mi credeva fosse di praticamente però era un po una barriera che certo. me, cioè, non voglio che mi conosci abbastanza che così quella è la mia, la mia maschera poi, sì, sì. è la mia maschera di questo mm -hmm. like girl like it's like Perfectly, a bit camp for sure, però, Like voglio darti quell'impressione lì certo. e quindi è tutto molto gestito, tutto molto calcolato, se vogliamo. E um, poi a 21 anni, diciamo. Per rimetterci dentro anche il tema musicale, ovviamente io mentre ero all'università eh, avevo una manager che mi seguiva dall'Italia ehm, e eh, avevo comunque, cioè ho cominciato a fare release di musica quando ero all'università, okay. perché mi sono detto, no, questa è l'anno flopiana della vita, mm -hmm. dico... Però sono all'università, quindi che cazzo me ne frega? Certo. Eh? Non, 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 non ho troppo tempo per deteriorare le mie sulle eh. mensale pensando a quanto stanno facendo, stanno facendo cagare la mia musica. No, quindi okay. continuo a studiare, mm. continuo a fare, quindi... Però in frattempo metto anche in atto quello che imparo o quello mm -hmm. che già so più o meno. Certo. Bla bla bla. E, e quindi ho cominciato anche a scrivere la mia. Di, di musica quindi okay. cominciare con roba lì che è una roba che non avevo mai fatto e dovevi prima. esprimerti cioè, Avevo fatto in italiano ma non ero contento perché è un di Avevamo avevo messo questa parte prima dell'Italia avevo cioè, fatto il talent show eccetera però nel frattempo dopo anche il talent show ehm, ho aperto un concerto da Risa a Porta di Roma. Ah da Risa? Eh, sì, sì, no, però tanto che e Risa ci conosciamo, cioè, ci studiamo sui social, eccetera, ah. ci scriviamo anche ogni tanto. Okay. Eccetera, così. Quindi, comunque eh. Avevi avuto già dei risultati. Sì, sai, utilizzando un po' male. il momentum di, di, di amici, la tv, okay, le certo, cose, okay. ovviamente cerchi di, di giocarti certo. le carte nel, meglio, nel modo migliore non possibile. riuscendoci in questo eh, E Avevo scritto un progetto in italiano, però. Non mi convinceva. Okay venendo qua ho cominciato a scrivere la mia musica con, con il mio pianino, i miei accorti sospesi, tutta questa robina qui e ho cominciato a scrivere eccetera così. Eh, poi diciamo, se avanziamo un po' sulla fine dell'università, diciamo, sì, forse l'ultimo anno di università è quando ho fatto il mio primo camminiato, avevo 21 anni poi lì ai tempi, veniva da questa relazione con questa mia ragazza che veniva da essere la mia migliore amica. Ok, ti dicevo. Qui a Londra? Sì, qui a Londra, l'università eccetera, tra l'altro abbastanza più piccola di me, io avevo 19, le 16, mm -hmm. e lei ne aveva 16. E appunto, cioè, guardando indietro c'è cioè, scrissi, cioè scrissi questo, scrissi questo, questo, questo pezzo si chiama poi Close to the Dark, e poi un altro si chiama Runway, Way, comunque due way, cioè io cioè, in maniera molto, cioè si rileggo i testi oggi, cioè sto essenzialmente dicendo It's about time, girl. Uh, è arrivato okay. il momento di... No? E lasciai questa mia ragazza, tra l'altro, pure la traumatizzando. La parola, cioè io, se, se, se penso che ogni volta, una volta che la vedo, tra l'altro, ci seguiamo ancora su Instagram. perché L'ho riscritto qualche tempo fa. Ogni tanto, I check in on her because, like, okay. I, mi sento veramente Vediamo una merda. Per come, cioè, cioè, come, come l'ho trattato, poi okay. la stella è veramente una merda. E um, te la lasciai perché ti si guarda, like, I think I know what I want. Cioè, penso davvero, cosa, mm. ho capito cosa voglio oggi, okay. like, è, 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 ed è importante per me. And it's heartbreaking because. Like, I love the girl, cioè le, le volevo bene davvero. Vabbè, però ci sta. Però cioè, È quella cosa per cui ti voglio bene, ma alla fine io vengo. Io ma sono proprio perché libero. ti voglio bene non voglio bravo. continuare a prenderti per il culo Bravissimo. perché se no, continuiamo a prenderci per il esatto. culo. Ma poi sono degli che la prima persona a cui uno deve voler bene è se stesso, e, e quindi anche per il tuo bene, che poi diventa il bene degli altri, è... the heart. Assolutamente, e quindi la, finalmente trova il coraggio. E diciamo una volta aperto il vaso di Pandora <ride> eh, no beh ricordo quei tempi veramente con un gran con, con, con un gran sorriso perché era veramente cominciare a dipingere con tutti i colori che puoi avere nelle unghie il make up cioè cominciare a sempre passo per passo eh. mm -hmm. però cominciare a sperimentare un po' in questa roba qui più che altro dimmi se sbaglio Meno come maschera, ma più per espressione vera personale. Esatto, cioè lì finalmente appunto stappi quel tappo mm -hmm. che dici, sì, I wanna try this thing, cioè sì, tutte sì, quelle sì. cose che ho sempre voluto provare e che mi sono sempre detto, you cannot do it, mm -hmm. stavolta lo voglio cazzo fare. Okay. Sicuramente il contesto londinese ha aiutato tantissimo. Qualche anno dopo, poi, eh, diciamo che il, il mondo ha cominciato a conoscere il tema del non binario, della fluidità di genere, del mm -hmm. genere come costrutto sociale e non come biologia, non come un qualcosa che sia set in stone, se vogliamo. Mm. Che cioè come... è scientifico. Ed è, ed è così, cioè per quanto la gente proverà a rompere i coglioni su questa roba, proverà a dire tutto quel che vogliono, la, 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 la biologia e la, la scienza stessa prova mm -hmm. esattamente quello che noi diciamo. Bisogna sempre ricordare che la, la storia della scienza non è tanto diversa da quella che è la storia del, del mondo in generale, viene scritta con degli scopi specifici, viene scritta da persone in un bello scopo specifico. Nessuno ti racconterà mai degli esperimenti falliti o degli esperimenti che andavano contro una tesi, certo. perché non, non hanno sopravvissuto alla certo. ghigliottina, se vogliamo, ma la scienza, se uno va a leggersi, se uno va a vedere eh, le, 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 quello che poi la biologia, quello che la, le molecole, le cellule, i comportamenti, i genomi, questa roba qui... Scopre che il mondo trans è il mondo del futuro, è il mondo che non ti è stato raccontato, è tutto quello che ti è stato detto fino ad oggi: non è possibile, nella realtà lo è. Mm -hmm. Ma chi è alle redini della società, chi guida il mondo, ovviamente non vuole questa, questo cambio perché è un secondo me. è o rinforzare la forza della persona stessa e della propria autoaffermazione eh, nel mondo, non secondo quelli sono i canoni e le regole. Non è anarchia, è una cosa ben diversa. Non è anarchia, però è la libertà di ognuno di noi di, di, di esprimersi e di scegliere qualunque cosa vuole in base a come si sente, non perché ha delle pressioni che la società mm. ti dice di... cioè se tu un domani ti puoi mettere un o ti puoi mettere un vestito perché in quel vestito stai bene e ti senti mm. bene nonostante sia un uomo etero dovresti avere la libertà di poterlo certo. fare e secondo me in una società in cui tu hai la libertà di poterlo fare no. è una società migliore per tutti sono perché ci divertiamo tutti di più sono d'accordo cosa... nessuno ti aspetta che vai in un bikini in toni, in banca, a chiara, a il conto in banca sì, amore sì, mio, sì, sì. poi possiamo parlare che in un mondo oggettivo farebbe, farebbe morire la vita no ma come io. allo stesso eh. modo se io ci andassi vestito banalmente eh, come se stessi andando a giocare a calcetto comunque risulterei strano eh, però, anche lì, nuovo... però anche lì dovrei sentirmi a mio agio nel farlo cioè, perché, perché? Cioè, eh, fine, cioè, che, che... finché non ti sto puntando una pistola perché cioè, non sto oggettivamente poi che a te magari può essere diverso, eh, diverso può essere particolare ci può anche stare se non hai la mia stessa concezione. Perché poi io sono dell'idea che è anche giusto eh, capire che ci sono de determinate persone che hanno un pensiero diverso. Non c'è mai un giusto e uno sbagliato, c'è una cosa magari che può essere più condivisibile o meno, secondo una propria etica, e l'importante però è quello che eh, ci deve essere sempre alla base che è il rispetto. Certo. E siamo arrivati al momento in cui tu quindi lasci questa ragazza per divertirti, per scoprirti e finalmente sentirti te stesso. Sì, e quindi appunto come ti dicevo ti comincio a giocare con make-up, con eh, trucco, con tutta questa cosa qui, quindi mm -hmm. esprimere anche quello, a metterlo anche all'interno della mia arte, eh, all'interno della mia musica, a parlare di tematiche, di accettazione di se okay. stessi, di rompere il schemi di andare oltre di quindi molto aggiungere questo fatto insieme qua un paio di anni dopo poi nel frattempo appunto tenendo a contatto con la comunità qua di londra e sentendo per la prima volta a contatto con temi di eh, identità non binaria mm -hmm. con un shift a livello in termini non solo sessuale ma anche a livello di identità Lì è dove ho cominciato anche a, cioè a, cioè a mettere per la prima volta una, una parrucca, un like wig e poi tipo, un vestito e vedermi il, 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 la potenza di quella cosa lì. Mm. Cioè, e arrivare al punto di dire: Io mi sento anche e soprattutto donna sotto certi punti di vista, sotto certi aspetti. Eh, penso okay. come una donna, eh, agisco come una donna, ho la sensibilità non vista come qualcosa di negativo ma quella ipersensibilità mm -hmm. che molto spesso le donne hanno e era di più che non è drag non è un travestimento mm. è l'essenza di chi sono ed è ben diverso bello um, e lì di nuovo ha riaperto un portale verso una dimensione che era un'evoluzione era un'evoluzione ma allo stesso tempo ovviamente apre delle porte per delle domande un po' più fondamentali uh, ovvero do I want to be a woman? like fully uh, perché? perché eh, sai quando ti trovi bene in quello spazio mentale ti trovi, dici e hai vissuto la, la tua, il tuo essere maschio la tua mascolinità in una maniera così tossica uh -huh. Che guardi, a quel, a che guardi alla sua femminilità e a quanto smagliante, energetica, sgargiante e potente sia, che dici wow! Poi con diciamo col tempo, col, con le varie cose, con le varie, ho, ho voluto rivivere anche la mia mas la maschilità in modo okay. diverso. Ed è, è stata un'esperienza anche quella nel senso, eye opening, nel mm -hmm. senso di riuscire. E da lì che poi ho capito non, non voglio. Fare robe mediche o altro semplicemente perché ho una struttura di corpo, ho una struttura di faccia, eccetera, che mi permette tranquillamente di passare come una donna. Questi sono i miei capelli, li sono, sono legati, però sono mm -hmm. lunghi fino a qui. Quindi comunque sono, sono una parte di me che ririmane. Quindi sei arrivato all'accettazione totale mm. dopo quanti anni qui a Londra? 6-7, forse? Sì, sì. 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 Okay. Ma anche lì, situazione totale. Eh, voglio introdurre questo concetto perché ne sento parlare sempre molto poco. Mm -hmm. La traiettoria di ognuno nella sua scoperta della sua sessualità identità non è mai una linea dritta. È chiaro! Chia linea dritta. Chia no. Cambia direzione, traiettoria, forma, dimensione. E' quello è il bello, cioè non, mm -hmm. non, non metterti troppa pressione addosso. cioè Io sono partito dall'essere una persona eh, sesso, uomo, che okay, significava eterosessuale, eterosessuale, bisessuale, poi gay, poi adesso invece anche lì, in quegli anni dove eh, ho, diciamo, ho accettato l'essere gender fluid, quindi ho cambiato un po' quella che era anche la mia identità. Poco dopo ho sentito anche questa urge di cambiare la mia sessualità e successe tutto in questo episodio scatenante, molto divertente. Ero a eh, 2018, penso fosse, sì. Mm -hmm. Ero al Pride di Berlino e TikTok, quando è ancora una roba che non tutti avevano, mi, mi invitò sul, sul loro carro. Quindi andai sul loro carro ed ero tutto vestito, like in grigio, avevo questo bel vestito, make-up, bla bla bla. E sale questa ragazza sul palco, un'altra artista che tra l'altro avevo scoperto tramite, tramite qualche rivista. E qualcosa cliccò. Nel senso che dissi. Cioè, I feel attracted mm -hmm. to her. Like sexually speaking. Okay. Like I was like, what the fuck is going on? <laughs> tipo, fino I, a ieri era veramente. Vediamo un confine I was like, what is going on? I was like. I, ti giuro, c'è cioè, però un'attrazione totale. Con questa ragazza è bellissima. È un'aura è un super figa. È un artista tutta tatuata, tutta figa. Uh, e da lì dissi, senti, ma. Tanto di quel senso, che se la tua identità vive nella fluidità di quello in cui sei, allo stesso tempo, cioè, l'organo sì. sessuale non spaventa. Al punto che oggi conto, il mio partner è un uomo trans, quindi voglio dire: okay. non è se uno ha una cosa o un'altra certo, che a me sì, cambia sì, la sì, vita, sì, sì. sono cose di cui ho fatto esperienza anyway, di tutte e due. Perché limitarmi? Cioè, perché limitare? L'idea cioè, della limitazione mi ha mi 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 fatto svegliare e dire: Ma che coglioni, ma perché? Cioè, ma basta ma queste label. Cioè, che è un'apertura mentale una maturità, secondo me assurda, veramente Grazie. assurda, cioè assurda in positivo. E ad oggi come ti identifichi? Oggi allora, finisce come gender fluide e a livello sessuale e pansessuale, cioè. quindi significa che a te non importa il sesso dell'altra persona abbastanza bene. La differenza dico, tra bisessuale e pansessuale è la differenza di dire a me piace il bianco e il nero e a me piacciono tutti i colori. Ok, right? okay. una è specifica, certo. una non lo una, è. Okay. Quindi, essenzialmente, no, questo perché è giusto ricordarlo perché comunque la bisessualità è validissima e sì, è, sì, è, è sì, giusto sì, dare sì. il, il tempo e lo spazio che, che necessita. Però appunto per me è stato quello, quindi per me non poi preferenze quello quell'altro che poi la subito domandava ma mamma, che preferenza cioè, La preferenza di quello che, che mi frega di quello cioè, che ti piace sicuramente eh? nel mondo queer c'è una facilità molto più diretta cioè su quello non lo metto in dubbio cioè che sicuramente nel mondo queer a incontrarsi anche solo per divertirsi c'è una okay. facilità mm -hmm. di un certo tipo e, ehm, e poi vabbè questo altro non so se vogliamo parlare o altro Vai. io sono anche una coppia aperta cioè nel okay. senso che ehm, tutti e due siamo liberi di avere altri rapporti estremamente solo sessuali quindi mm -hmm. non, diciamo, non emotivi, emotivi okay. eh, con altre persone all'esterno di quella che è la nostra relazione mm -hmm. e l'accordo è che nessuno si dice niente di altro cioè, prima di questa relazione qui si parlava mm -hmm. di relazioni pezzi ti dicevo mm. Mm. Sure. <ride> poi ci sono trovato dentro and I was like, This is <ride> e ho like, questo è amazing ma sì allora sai perché allora io sono del, de, dell'idea che è nella natura umana, mm -hmm. sì, 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 sì cioè la socializzazione, siamo la conoscenza l'uno dell'altro, cioè è nella natura umana, mm -hmm. per cui tutte ma a partire da eh, etero, gay, whatever! Cioè, se ti trovi bene con l'altra persona e vuoi provare delle cose, ti senti nel con comfort, consente sì, sì. di tutto, <ride> no, no, non, sì, <ride> quello connessi, sempre, ma, ma è è importante, <ride> uh, ma Messo tutto questo, eh? cioè, perché no? Cioè, tanto mm -hmm. finisce lì. Cioè, non è che stai, poi domani devi avere. per sì, No, stato, esatto, è solamente per un piacere vedere. personale. Esatto, eh. e posso dirti: io penso che le, le relazioni sembrano molto di più. D'accordissimo. Perché poi c'è questa natura intrinseca di, 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 di tradire. Ma alle volte questa natura del terreno nasce semplicemente dalla curiosità, Beh, cioè, sì. ti chiamati le mani, se vuoi... Ma è come vedi quando, una quando una qualcuno dice persona. non farlo e quindi lo fai, è quel proibito. Vedi, vedi una bella persona, ti ci trovi, cliccate, ti ci diverti una sera, bah. Cioè, poi per me l'amore quello che è, è con mio ragazzo, punto. Cioè, sì, con sì, il mio sì. Partner, esatto, un cioè, sesso, un amore. Dire assolutamente sì, cioè, la relazione è stabile, è fissa, cioè lui si prende tutto e sono anche molto bravo io a mettere i paletti, cioè mm -hmm. se qualcuno di questi incontri prova solo a alzare l'asticella certo. ah, ah, ah. okay. ricordati che questo it's what it is okay. non è più di quello certo. e se sento che c'è quella roba lì finisce lì perché evidentemente non, non c'è quella maturità Mi mentale e una ci una sta, eh. nessuno nasce pronto, quindi se non c'è quella maturità mentale allora è meglio poi ci anche la poliamoria che è, è un concetto anche quello molto Molto, quindi avere molto, più partner. Quello ossessore. può proprio avere proprio più partner. Figo. E guarda, c'è questo ragazzo italiano che è, è in un trappolo di tre persone. Okay. Sono tre ragazzi. Mi ha dato questa prospettiva che mi ha un po' cambiato la vita, devo dirti. E, e lui mi disse: Ma senti, ma, dimmi se sbaglio, eh, ma, ma non è vero che tu ogni persona che incontri hai una relazione con quella persona? Mm -hmm. I was like, Bitch, Bitch, you're right. E lui mi diceva: Quindi se hai la capacità. Mm -hmm. Interiore mm. Mentale e, e psicofisica di essere in grado di direzionare le tue emozioni su più fronti e viverlo in maniera positiva okay. perché ognuna di queste relazioni ti riempie in modo certo. diverso Figurativamente parlando <ride> ti riempie in modo diverso. <ride> Why the fuck? Like, who the fuck am I to tell you nine condina? Cioè, capisci che ti voglio dire? È quella è quella roba che è. Cioè, chi, sono io per esempio dire, la chiesa per esempio cioè per dirti che no cioè chi sei tu che vuoi nel senso cioè, se le persone sono libere di fare quello che vogliono ed è giusto anche che ci sia secondo me un modo legale per riconoscere la cosa perché questi voraci è giusto che sì, ci sono sì, i in tre sì, insieme sì. è giusto non, ma come, se fa come se allora, due, si fa l'accordo prenuziale come si fa due allo stesso tempo si fa in tre, se. Se in tre no? No, oddio Vabbè, è troppo complicato cioè, come, le come le coppie omogenitoriali oddio <ride> ma oh ma che te i genitori 1 genitori 2 cazzo di problema su quello 0,01% di persone ma sì utilizza questa roba come, come bandierine politiche per, per avere sono tre voti in più? Capito? Cioè... E per andare verso la fine, perché comunque abbiamo fatto una bella chiacchierata, certo. ti chiederei quali sono le differenze principali a livello di persone, proprio perché il mio podcast si chiama Persone, che tu trovi tra Italia e lo, tra Roma e Londra. Ok, ok, non è interessante. Allora, ti direi che ci sono prova contro tutte e due le parti, cioè, nel senso che mente l'inglese è una persona che si fa più i cavoli suoi, più riservata, mm -hmm. più chiusa un okay. pochettino se vogliamo, ehm, ma conseguentemente un po' più tendente al rispetto della regola, mm -hmm. a fare come bisogna fare e avere forse ecco sotto quel punto di vista poca elasticità mentale ogni tanto okay. perché conosci un modo di fare la cosa, quello è: se io provo mm -hmm. a filtrare in un'altra prospettiva, tu vai un po' in mm. crisi. Ok. In Italia, dall'altra parte, se uno può apprezzare l'espressività, la passionalità, il, il calore, il colore anche mm -hmm. proprio di quello che può essere la personalità delle persone, purtroppo c'è questa tendenza a guardare al di fuori di sé un po' troppo probabilmente per insicurezza personale e questa tendenza appunto a singolarizzare a puntare il dito a, a, a guardare l'altro sempre con un occhio quasi di di competizione, di, mm, mm. di, 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 di in contrasto, in, in opposizione, capito? Sì. Cioè, cioè, mentre forse... Un confronto non un... sano. Cioè, mentre qua un... c'è cioè, un'energia un che unisce, sì. dipendente in quale comunità vai, però anche nelle comunità di fascistoni, mm. tra loro sono uniti, okay. cioè, nel senso che fra loro... C'è sì, un unità eh, di intento, sì, okay. no? Cioè, mentre, per esempio, se <ride> vai a New Italia si picchiano pure fra di loro perché non sono d'accordo, <ride> perché ognuno la pensa in modo diverso, qua c'è un unità di intento. Ma in Italia c'è sempre questa del contrasto e si accetta anche se c'è qualcuno più bravo di te, si accetta tranquillamente di dire sto zitto, imparo e la prossima volta, mentre in Italia no, si fa sportellate sempre per arrivare davanti a tutti, qua appunto c'è questo. C'è questa coesione fra loro rispetto delle regole che a me personalmente piace di più e un proprio a livello c'è cioè un sistema che funziona. Mm. E anche a livello di mentalità, comunque, qui le persone sanno che se lavorano loro raggiungono le cose. Mm -hmm. Cioè In Italia c'è sempre questa aspettativa che ti scendano un po' dal cielo. Sì. E, o e, che magari hai l'aiuto che ti ci porta. Eh, esatto, se no la classica, la classica strada del nepotismo no? mm. e que, quella roba lì. Quindi. Ci sono però e contro da tutte le parti, una bella crasi, mi piace pensare che sia un po' la crasi fra queste due cose, nel senso che sia un po' un'unione, io rappresento un po' l'unione fra queste due cose. Però immagino per quello che mi hai raccontato e per quello che diciamo la visione che ci siamo detti anche prima, ti senti più una persona di Londra, seguendo diciamo questa visione. Allora guarda, negli anni... Negli anni ho sicuramente riapprezzato le mie origini e sono riuscito a guardarle con un occhio più positivo. Okay. Cioè non, non necessariamente. Cioè per tanto tempo ho guardato l'Italia con proprio odio. Mm. Sono un paese del cazzo, mi fa schifo, non mi piace niente. Invece oggi, anche solo il fatto che io a livello artistico possa rappresentare uh, essere quella persona. Eh, queer trans per altri artisti mm -hmm. e far vedere che ci si può arrivare che col loro lavoro cioè sono quella persona per qualcuno è, è pazzesco per me quindi è una roba bellissima perché io questa roba non ce l'avevo crescendo quindi certo. per, per essere di modello con le terapie pesata solo poi assolutamente mm. però mi piace far passare il messaggio che comunque ci si può arrivare quindi eh, quello è il bello quindi però sì cioè, sotto un certo punto di vista di, di, di valori eccetera mi trovo bene qui sebbene le difficoltà che questo paese sta avendo negli ultimi 5-6 anni eh, nette chiare mm -hmm. per tutti eh, però rimane comunque il posto dove mi, cioè, mi sento più a mio agio okay. mi sento più a, a casa, a casa okay. se eh, ti faccio l'ultima domanda prima di fartela ovviamente ci tengo a specificare che eh, del mondo del tuo mondo musicale ci sta veramente tanto da dire, ne abbiamo parlato poco. Quindi, ovviamente, se volete andare su Instagram, immagino Spotify, Sì, YouTube. Spotify, peraltro, adesso sto facendo il rebranding. Adesso, okay. Eh, okay. Quindi... Tanto non uscirà a settembre-ottobre, quindi... eh, uh, no, è fine, fine fine agosto. ok Quindi, quando uscirà, quando allora uscirà, già ci, ci sarà già. Sì, sì, eh, potrete andare quindi Andrea Di Giovanni. E ultima domanda che faccio a tutti per concludere: io sono dell'idea che tutti noi. Nella nostra vita abbiamo fatto delle esperienze eh, belle, brutte, simpatiche, antipatiche e, e queste esperienze fanno sì che tu ad oggi abbia quella che io chiamo morale di vita, mm -hmm. ossia un qualcosa che la vita ti ha insegnato tramite tutte queste esperienze. E io quello che faccio è raccogliere la morale di vita di ogni mio intervistato per dare uno spunto di riflessione alle persone che ci ascoltano. Certo. Ovviamente ci puoi pensare, <ride> e può essere un motto, una frase, un detto, quello che vuoi e, e ti lascio appunto lo spazio. Ma guarda, è una cosa che io dico sempre e che ci sono arrivato col, col tempo e, e con gli anni, ma che secondo me è una cosa fondamentale e vale penso a livello universale per tutti io penso che la propria identità e la propria sessualità, il proprio mondo sia il proprio tempio sacro che può essere distrutto, ricostruito, demolito, mandato a fuoco, incensato, tutto quello che vuoi, ma da te. Mm. E che quindi eh, invito sempre a valutare il, le, il fattore esterno con occhi diversi. Con un occhio che quasi oggi porta alla compassione, cioè quando vedo quell'odio, quando vedo dell'odio molto, molto profondo, quando vedo quella cattiveria molto profonda, cioè, mi, oramai sono quasi portato a pensare: mi dispiace. Poverino, te. ma adesso è Poverino, perché poi poverino può essere anche un po' patronizing, mm. però proprio mi dispiace che tu abbia questo blocco così forte che ti porta da, da, a vedermi con, 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 con questa mole quantità di cattiveria e insicurezza, vivi eh? male, cioè io vivo bene, eh? cioè mi puoi chiamare sì, quello che vuoi, mi puoi dire che devo morire, mi puoi dire che mi devo investire, mi puoi sì, dire sì, che devo sì. morire di AIS, mi puoi dire tutto quello che vuoi, ma a me di fatto non me ne frega tre quarti di niente, io vivo bene uguale, Quindi, però c'è vuoto del tempo perché, sai, ovviamente, le, le, soprattutto in Italia guardi fuori no, l'opinione della gente ancora conta tanto Ecco, io mi sono pensato che invece la mia non conta un cazzo: quello che conta è l, 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 il tuo tempio, il tuo tempio sacro. Quello che può essere, io parlo di identità e sessualità, perché sono due cose che nella mia vita non sono importanti, ma tu puoi metterci quel che vuoi dentro quel tuo tempio. Però il tuo spazio sacro è di tenertelo sempre molto stretto, di difenderlo con le unghie e coi denti, che è tuo, nessuno lo può toccare e, di e ogni tanto ricordarti sempre che sei tu l'artefice del tuo destino. Non, non gli altri, non quello che gli altri dicono, sei tu, quindi tu scegli. E se devi andare contro le persone, ma vai contro tendenza, ma cacchio la vita è breve, ma vai sempre contro tendenza, è il, il, il posto di bello dove stare. <ride> grazie mille Renzo, che era bellissimo. Grazie. Grazie a te.